Motore, partito. Marcello, come here. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. Ebbene, Michelangelo, tu cos'hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farli dipingere la volta? Fatti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è... È andato in scena sul palco del Teatro Traiano di Civitavecchia lo spettacolo d'arte coreutica Un passo per volare. La regia, firmata a quattro mani dal maestro Giacomo Molinari e da Alessandra Ceripa, per una serata voluta fortemente dai consiglieri comunali di Cerveteri, Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis, ha avuto come missione la raccolta fondi e la sensibilizzazione alla condizione di due ragazzi, Marco e Francesco, affetti da una grave patologia. Sul palco, tra un crescendo di esibizioni e soprattutto di emozioni, si sono alternati l'Associazione Italiana Danzatori, la Compagnia Nazionale del Balletto, Danza 2000, Accademia Jacopini, Free Fusion, Opera Danza e VIP Club. L'evento ha unito la passione per l'arte alla possibilità di raccogliere fondi per una buona causa. Buonasera a tutti quanti da Radio Danza, io sono Cristina Pitrelli e questa sera ci troviamo all'interno del Teatro Traiano di Civitavecchia per lo spettacolo di beneficenza Un passo per volare. Questa sera tutti quanti insieme a dare il nostro contributo a Marco e Francesco Camerini, due bimbi affetti da una malattia neurodegenerativa del sistema centrale nervoso. Questa sera tanti giovani artisti provenienti da Roma, Civitavecchia e Cerveteri saranno qui insieme con la propria arte a dare il contributo e il sostegno. Noi di Radio Danza, come sempre, come partnership, presenti e pronti in prima fila per il sociale. Ho conosciuto il dolore ed era il figlio malato, la ragazza perduta all'orizzonte, il sogno strozzato, l'indifferenza del mondo alla fame, alla povertà, alla vita. Il brigante nell'angolo, nascosto vigliacco, battuto tumore. Dio che non c'era e giurava di esserci. Ah, se giurava di esserci. E non c'era. Ho conosciuto il dolore e l'ho preso a colpi di canzoni e parole. Per farlo tremare, per farlo impallidire, per farlo tornare nell'angolo, così pieno di porte. Così massacrato, stordito, imballato, così sputtanato, che al segnale del gong saltò fuori dal ring e non si fece mai più vedere. Ciao a tutti, sono Giacomo Molinari, ci troviamo al Teatro Comunale di Civitavecchia, il Traiano. Questa sera ci sarà un evento molto particolare, Un passo per volare, per Marco e Francesco. 250 ballerini si esibiranno su questo palcoscenico per uno spettacolo di beneficenza, un atto nobile che gli spettatori avranno modo comunque di applaudire in questa bellissima serata. I ragazzi della scuola che mi fanno già domani. Sogno i sognatori che aspettano la primavera o qualche altra primavera da aspettare ancora, fra un bicchiere di neve e un caffè come si deve, quest'inverno passerà. E se l'amore che avevo non so più il mio nome, e se l'amore che sa più il mio nome, come i treni a vapore, di stazione e di porta in porta, e di pioggia e di dolore in dolore, il dolore passerà, come i treni a vapore, come i treni a vapore.
di stazione in stazione e di porta in porta e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore. Il dolore passa. Buonasera, sono Salvatore Orsomando e voglio raccontarvi com'è nata questa iniziativa. Sono un consigliere comunale del comune di Cerveteri e mi trovavo all'interno di una radio a fare un'intervista insieme al mio collega Aldo De Angelis. In quel momento erano presenti questi due genitori così disperati che stavano raccontando appunto la problematica dei loro figli. E l'abbiamo subito presa in considerazione, ci siamo avvicinati e abbiamo voluto contribuire a questa causa. In effetti abbiamo poi coinvolto queste associazioni che ringrazio vivamente e siamo riusciti ad organizzare questa grande serata al Traiano, un passo per volare. Siamo orgogliosi di tutte le adesioni che ci sono state e quindi stasera spero, a parte la bella serata che verrà fuori appunto per la professionalità degli organizzatori, ma soprattutto per aiutare questi due bambini affetti da una malattia rara. Speriamo, facciamo tutti il tifo per Marco e Francesco e speriamo che tanta gente ci senta appunto per muoversi tutti insieme e per aiutare questi bambini ad avere le cure che necessitano perlomeno per poter alleviare le loro sofferenze. Buonasera, sono Alessandra Ceripa, direttrice artistica di Dimensione Danza 2000, che è una scuola che si trova nella città di Cerveteri. Mi trovo qui stasera per una causa importantissima, ho ricevuto questo invito e ho accettato con grande piacere, in quanto da anni ci prodighiamo anche sotto questo aspetto, sotto questo profilo, attraverso il linguaggio della danza, che è quello che conosciamo meglio. Cerchiamo di portare i ragazzi ad esibirsi anche su questi palcoscenici per fare qualcosa per gli altri, no? Come dice anche Papa Francesco, donare agli altri è la cosa più bella in assoluto del mondo. Questa sera ci esibiamo con alcuni gruppi della scuola, partendo dai più piccolini fino ad arrivare alla compagnia, ai ragazzi più grandi che ormai sono, diciamo, più esperti del palcoscenico. Porteremo in scena varie tipologie di coreografiche, quindi diversi stili, ci esprimeremo in diversi modi, un po' più allegri, un po' più malinconici, un po' più energici. Dell'Associazione Italiana Danzatori e ci troviamo nel Teatro Traiano e a pochi minuti dal debutto. Siamo molto molto emozionati, anche perché comunque è un evento molto importante e per una, insomma,
una buona causa è per aiutare Marco e Francesco, che sono affetti da una rara malattia, e quindi ballare insomma per questa causa ci rende ancora più felici e orgogliosi di quello che facciamo. Diciamo è un grandissimo onore per noi tutti, è un grandissimo onore e speriamo che tutto vada per il meglio e che qualsiasi cosa andrà bene. Sì. Esatto. Forza! Tanta emozione, tanta grinta e in bocca al lupo a tutti. Motore, partito! Marcello, come here! Ma dice a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. Ebbene, Michelangelo, tu cosa hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Fatti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è...